Buongiorno a tutti, buongiorno al pubblico di Pia Social che segue questi eventi in diretta che sono veramente molto utili. Io mi chiamo Riccardo Setti, sono uno dei quattro fondatori di Affidati SPA e oggi parleremo di blockchain, di perché è considerato una rivoluzione. E la sua applicabilità anche nella pubblica amministrazione. Faccio una premessa. Innanzitutto, sarò molto sintetico. Questo è un argomento che richiederebbe molto tempo per essere approfondito e anche usando dei termini che, diciamo, non sono sempre comprensibili da chi non è, da chi non fa parte, da chi non è un addetto ai lavori. Quindi mi limiterò a essere molto sintetico e a affrontare l'argomento in modo molto semplice e in modo generale. Io in Affidati SPA mi occupo della gestione di tutta la comunicazione, gestisco la comunicazione sia online che offline di Affidati e mi occupo anche del design e della user experience di tutti i nostri prodotti. Quindi qual è il mio compito? Io cerco proprio di comunicare in termini semplici che cosa facciamo, che cos'è questa tecnologia e il perché è utile usarla e dove è utile usarla. Questo è molto importante perché ancora la blockchain non è entrata nel mainstream dell'uomo medio, diciamo, o perlomeno ancora in Italia non è entrata nel mainstream dell'uomo medio, ancora le persone non sanno bene o male che cosa è la blockchain. Questo io lo vedo un po' tutti i giorni, anche uscendo, parlando con gli amici che mi chiedono: ma voi, che fate? Che cos'è questa blockchain? Tutti conoscono la blockchain soltanto per le criptovalute e ti dicono: ah, ma voi con i bitcoin fate soldi con i bitcoin? E quindi è sempre interessante e costruttivo spiegare che invece la blockchain non è il Bitcoin, la blockchain non è soltanto criptovalute, è come dire che internet è soltanto il proprio profilo di Facebook. Ecco, è molto 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 riduttivo. Comunque, vi do un po' di accenni sulla nostra società. Affidati nasce nel 2016 come azienda di hardware e software. Ve la faccio breve, per non annoiarvi, tanto potete tranquillamente leggere la nostra storia nei nostri portali. Vi dico però che ad oggi, siamo orgogliosi di avere una nostra architettura proprietaria interamente sviluppata da noi, che si chiama Trinci, la nostra blockchain, e una nostra rete, nostra. E gestiamo anche una rete sempre progettata da noi chiamata Independent Chain, sulla quale gira, tra virgolette, la nostra blockchain e tutti gli applicativi connessi alla nostra blockchain. Allora, prima di addentrarmi su che cos'è la blockchain, sempre spiegata in termini molto semplici, ci tengo a ribadirlo perché magari chi è già a conoscenza della blockchain potrebbe trovare questo video noioso o per meglio dire ovvio, però magari c'è chi ancora non è bene avvezzo a questa tecnologia. Inizio a parlare di blockchain andando a leggervi alcune cifre che tra l'altro sono proprio uscite stamattina in un articolo sul nostro blog dal titolo Un gioco da oltre 100 miliardi di euro. Vi vado a leggere un po' di cifre riguardo la blockchain che iniziano subito a farvi capire la portata di questo fenomeno. Deloitte afferma che l'80% delle organizzazioni globali considera la blockchain una priorità strategica. Interessante. Solo nel 2019 sono stati spesi circa 3 miliardi di dollari in tecnologia blockchain. Sono triplicate le richieste di personale esperto in blockchain su LinkedIn e il numero è in continuo aumento. Per esperienza personale vi dico che personale esperto in blockchain è veramente difficile da trovare. Comunque, circa 5.000 le startup in blockchain e più di 1.000 i relativi angel investor. C'è chi dice che la rivoluzione
della tecnologia blockchain sia paragonabile alla rivoluzione di internet. Ora provate a immaginarvi oggi un mondo senza internet, cioè qual è stata la rivoluzione che ha portato internet nella nostra vita? Un cambiamento epocale, incredibile. E c'è chi afferma che la rivoluzione della blockchain possa essere ancora più impattante. Nell'articolo è riportato un grafico che ne descrive l'andamento di adozione di questa tecnologia. E possiamo vedere, vi invito ad andare sull'articolo che è molto interessante, che proprio i due grafici quasi coincidono. Quindi l'adozione della tecnologia blockchain sta andando pari passo con l'adozione di internet. Quindi è vero che forse rappresenterà veramente una rivoluzione. Ma perché è considerata una rivoluzione la tecnologia blockchain? Che cos'è la tecnologia blockchain? Allora, la blockchain è un rivoluzionario sistema di gestione di dati, un innovativo sistema di gestione di dati. Sostanzialmente la blockchain permette di salvare i dati, salvare le informazioni, ovvero scrivere dei dati, su un regime in modo immutabile. Sulla parola immutabile ci torneremo tra un attimo. Quindi di scrivere dati in modo immutabile su un registro trasparente, distribuito, anche sulla parola distribuito torneremo più tardi, più avanti. Quindi scrivere i dati in modo immutabile su un registro distribuito, trasparente e che chiunque può consultare. Quindi scrivere in blockchain è come se io volessi scrivere su un libro. Questo libro è composto da pagine. Un numero di pagine finito. Ogni pagina contiene informazioni, che possono essere informazioni sui prodotti, delle preferenze di voto, informazioni condivise di qualsiasi tipo, di qualsiasi utente. Ogni pagina ha delle informazioni scritte al suo interno. Ogni pagina è collegata all'altra pagina e formano una catena di pagine. Questa catena di pagine numerate è la blockchain, ovvero immaginatevi una catena di blocchi, una catena di pagine. Questa catena di pagine o catena di blocchi è salvata su tutti i nodi che fanno parte della rete. Questi nodi, che chiaramente molti conosceranno con il termine di minatori, questi nodi non fanno altro che contribuire all'efficienza della rete. Ogni nodo conserva una copia di questa catena di informazioni e ogni nodo si impegna a essere costantemente aggiornato con queste informazioni. E vi spiego il motivo. Qualora ci fosse un evento che disallinea un nodo rispetto all'altro, il nodo stesso sarebbe costretto ad aggiornare le sue informazioni perché altrimenti avrebbe delle informazioni diverse dalla maggior parte degli altri nodi facenti parte di questa rete. E qui entra in gioco il tema della sicurezza. Perché la blockchain è considerata una delle tecnologie più sicure che abbiamo al giorno d'oggi? Semplicemente per il fatto che ogni nodo è costretto ad avere le solite informazioni, le stesse informazioni degli antinodi facenti parte della rete. Questo perché i nodi sono i validatori di queste scritture, sono coloro che permettono la scrittura di queste informazioni. E quando validificano una transazione, ricevono una ricompensa. Ricevono una ricompensa sotto forma di valore. Questo dipende dalle varie blockchain. Io lo definisco ora in linea generale del valore. Percepiscono questo valore in base al loro apporto che danno alla rete.
E cosa succederebbe se qualcuno togliesse una pagina da questo libro? Chiaramente un libro fatto da pagine numerate vanno dalla 1, 2, 3, 4. Che succede se tolgo la numero 4? C'è qualcosa che non torna. Ci renderemo subito conto che il sistema è stato corrotto, è stato falsato. E è quasi impossibile andare a agire in questo senso. Questo perché qualora un nodo si disallineasse e ci fosse una persona malevola che non gli permettesse di riallinearsi con gli altri nodi per avere la solita informazione, una volta che viene validata una scrittura, questo nodo non riceverebbe alcuna ricompensa perché non è allineato con le informazioni degli altri nodi. Ecco perché quando viene scritto qualcosa in blockchain è immutabile, perché è immodificabile. È molto, molto complesso, quasi impossibile. Questo permettetemi di non usare la parola impossibile perché niente al mondo è impossibile, ma molto, molto, molto improbabile che ci sia una modifica, una cancellazione dei dati scritti in blockchain. E quindi riuscire a violare questo sistema, uno dovrebbe violare il 50% più uno di tutti i nodi che fanno parte della rete. E i nodi che fanno parte della rete sono realtà a sé stanti. Nessuno conosce chi è l'altro proprietario di un nodo che fa parte della rete. E tutti contribuiscono all'efficienza di questo sistema, guadagnando in cambio del valore. A proprie spese contribuiscono all'efficienza di questo sistema. Ma quindi, perché è rivoluzionario questo sistema? Soprattutto perché, se un po' ci pensate, è un sistema che non può essere fermato. Una volta avviato, non può essere, tra virgolette, spento. Non esiste un ente centrale che può spegnere un sistema del genere, fatto da nodi che cooperano all'interno della stessa rete, tutte realtà a sé stanti. Nemmeno il proprietario della blockchain stessa può spengere un sistema del genere. L'esempio, per esempio, di Napster. Hanno chiuso Napster, gli hanno imposto di chiudere Napster perché, a seconda delle regole, doveva essere anche giustamente chiuso Napster, ma una cosa del genere non può essere fatta con la blockchain. Nemmeno il creatore della blockchain, nemmeno Vitalik può spegnere Ethereum, non si può spegnere. Fino a che esiste una persona che dice no, io non voglio spegnere il mio nodo, perché ho all'interno contenuti dei dati, il sistema continuerà a girare. Quindi il fatto che non ci sia un organo centrale sta al centro di uno dei dibattiti più curiosi della tecnologia blockchain, che è stata definita come la tecnologia del popolo. Non c'è un ente centrale che governa l'intero sistema. Poi, qual è l'altra caratteristica che rende rivoluzionario questo sistema? L'immutabilità. Appunto, una volta che inserisco un dato all'interno della blockchain, è immutabile, è immodificabile, sarà sempre scritto all'interno della catena e chiunque potrà vederlo, chi è stato scritto, chiaramente. C'è un'altra caratteristica che rende la blockchain rivoluzionaria, e è l'identità digitale autonoma, così si definisce. Sempre perché non c'è un organo centrale, ora io cerco di spiegarlo in modo molto semplice facendo degli esempi concreti. Una persona si reca in banca e gli viene dato un IBAN, un identificativo. È la banca, è l'organo centrale banca che ti dà un identificativo. Con la blockchain è completamente diversa la cosa. È l'utente,
che si dà un identificativo con il quale lui stesso può operare. Quindi il concetto di sistema infermabile, sistema immutabile e il concetto di identità digitale hanno reso questa tecnologia rivoluzionaria. I campi di applicabilità di questa tecnologia sono infiniti, dal pubblico al privato. Voi, facendo degli esempi concreti, immaginatevi, sicuramente avete sentito dire la tracciabilità dei prodotti, voto elettronico, sistemi di contest, condivisione di dati. Noi stessi ad Affidati abbiamo creato molti applicativi che girano sulla nostra blockchain, che sono utili in tal senso per queste operazioni. Parliamo però di pubblica amministrazione, quindi come la blockchain può essere utile alla pubblica amministrazione. Siamo abituati, quando parliamo di pubblica amministrazione, a individuare tanti sistemi. C'è l'anagrafe, c'è il PRA, l'INPS, autostrade. Ogni sistema è una realtà a sé stante. Io mi iscrivo all'anagrafe, io mi iscrivo al PRA, io mi iscrivo ad autostrade. Oggi vi è l'esigenza di unificare tutti questi sistemi, o meglio, vi è l'esigenza che questi sistemi debbano parlare tra di loro, scambiarsi informazioni. È stato fatto un passo avanti molto interessante con lo SPID che può essere paragonabile all'identità digitale di cui avevamo parlato prima. È un'altra cosa. Comunque qualcuno potrebbe dire l'identità digitale c'è già, c'è lo SPID e io con quello accedo a tutti i sistemi della pubblica amministrazione. Però, c'è un però, far cooperare tutti questi sistemi richiede un enorme costo. Più sono i sistemi che devono cooperare tra di loro, più questo costo aumenta. Ecco dove la blockchain è rivoluzionaria. Se tutti questi sistemi fossero connessi con una blockchain, quindi facessero parte della rete, condividessero tutti i dati tra loro, questo costo di cooperazione sarebbe quasi azzerato. E questo potrebbe portare a un risparmio di risorse enorme. Voi immaginatevi soltanto il risparmio che può essere sulla carta, sulle scartoffie, il risparmio di carta. Incredibile. Di niente, Greta. Immaginatevi che cosa. Il risparmio che ci potrebbe essere sugli spostamenti, il risparmio sul CO2, da una condivisione di dati tra i vari sistemi. Questa è una rivoluzione. Ecco dove la blockchain può rivoluzionare i sistemi. Andando più sul concreto, facendo degli esempi anche che possono essere attuali sul periodo che stiamo vivendo, ovvero siamo appena usciti da questa quarantena, non possiamo ancora essere liberi di fare ognuno la propria attività. Come la blockchain potrebbe aiutare una situazione? Come la blockchain potrebbe venire in aiuto a una situazione del genere? Innanzitutto, immaginatevi l'insegnamento a distanza. Grazie alla blockchain potremmo tracciare lo spostamento di uno studente all'interno di un piano di studio digitale. Grazie alla blockchain quindi avremmo la certezza che un utente ha compiuto tutto il percorso di studio digitale che una scuola, un istituto potrebbe assegnargli. O per esempio, una condivisione di dati a livello sanitario. Quindi
ogni ospedale che condivide le cartelle cliniche dei pazienti. Ma non pensate soltanto ai vari ospedali, immaginatevi soltanto, per esempio, sulle controversie legali legate alla sanità. Come un'assicurazione potesse accedere in modo facilissimo alla cartella clinica di un paziente e quindi potrebbe, tra virgolette, dargli i soldi. In caso ci dovesse essere un risarcimento, in modo quasi istantaneo, velocissimo. Immaginatevi nella pubblica amministrazione che cosa vorrebbe dire un voto elettronico a distanza, dal remoto. Non dobbiamo più trovarsi in una stanza, quindi tutti a contatto l'uno con l'altro, ma ognuno dal remoto può, attraverso il proprio dispositivo, esprimere la propria preferenza di voto, con la certezza che il suo voto è immutabile, immodificabile, sempre dimostrabile. Questi sono soltanto esempi spiccioli che possono avvenire con l'adozione della tecnologia blockchain a livello di pubblica amministrazione. Una riflessione però vorrei fare. La tecnologia blockchain sta entrando nell'economia mondiale. L'articolo che è uscito oggi vi fa vedere proprio come tanti player stanno investendo su questa tecnologia, chi sono questi player. La riflessione che vorrei farvi riguarda un po' noi addetti ai lavori, riguarda un po' anche noi comunicatori. Io anche in prima persona. Noi abbiamo il dovere di rendere questa tecnologia sempre più comprensibile, sempre più abbordabile da tutti. Non deve esserci soltanto Amazon che può permettersi la tecnologia blockchain. La tecnologia blockchain deve essere alla portata anche della bottega sotto casa. Quindi sta anche a noi semplificare le cose, sta anche a noi rendere questa tecnologia più abbordabile. Però sta anche alla pubblica amministrazione adeguarsi a questa tecnologia. È pronta la pubblica amministrazione a questo adeguamento? Noi come società innovative siamo inclini al cambiamento, non ci spaventa niente. Però magari nella pubblica amministrazione ci sono dei dogmi che devono essere sfatati. Io potrei farvi un sacco di esempi su riunioni che ho tenuto con anche organi governativi, con associazioni governative, dove dove l'applicativo in blockchain semplificava enormemente tutto il lavoro, ma c'era quel cavillo che impediva che il sistema potesse essere messo in atto. Per esempio, le assemblee condominiali. Tutti si annoiano, tutti, nessuno vuole andare all'assemblea condominiale. Oddio, c'ho l'assemblea condominiale o no? Ecco, noi abbiamo creato un sistema che permette a ogni condomino di partecipare all'assemblea condominiale e di votare direttamente nel suo telefono, usando la tecnologia blockchain. Tutto bellissimo, tutto fighissimo, interfaccia molto user-friendly. Facilmente comprensibile da chiunque, anche da chi magari è un po' più avanti con l'età. Però che succede? Tutto fighissimo, però per legge nell'assemblea l'amministratore deve vedere in faccia tutte le persone che sono lì. Ma come? Cioè, quindi ci troviamo tutti lì con il nostro smartphone. Votiamo tutti dal telefono in modo fighissimo, ultra innovativo, riceviamo le notifiche sulle informative dell'assemblea, bla 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 bla, ma dobbiamo essere tutti lì per legge. Allora forse c'è anche qualcosa da cambiare. Quindi magari ancora non è entrata la tecnologia blockchain nel tessuto economico, da un lato perché ancora non è abbordabile e questo magari è colpa nostra tra virgolette, che noi affidati facciamo le cose in modo diverso.
Però magari forse sono anche le istituzioni che devono adeguarsi. Quindi dobbiamo magari fare un passo avanti insieme, trovarsi nel mezzo. Vi volevo lasciare con questa riflessione e per qualsiasi domanda o chiarimento, io sono Riccardo Setti, trovate i miei contatti LinkedIn, Twitter, Facebook. Qua su Pia Social, oppure potete tranquillamente scriverci sui nostri canali di Affidati. Auguro a tutti una buona giornata e tanti saluti a nome di Affidati. Buongiorno.